Ciao e benvenuti nel nostro canale. Vediamo come utilizzare la medaglia di San Benedetto, ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e mettere un mi piace a questo video. Ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. San Benedetto da Norcia è considerato uno dei santi più influenti nella storia del cristianesimo. Nato intorno al 480 d.C. a Norcia, una città nell'attuale Italia centrale, San Benedetto è conosciuto come il fondatore del monachesimo occidentale e il padre del monachesimo benedettino. San Benedetto iniziò la sua vita religiosa come eremita, ritirandosi nella solitudine delle grotte vicino a Subiaco, in Italia, per condurre una vita di preghiera, penitenza e meditazione. Durante questo periodo, si guadagnò la reputazione di santità e attirò seguaci che volevano imparare da lui. Successivamente, San Benedetto fondò diversi monasteri, il più famoso dei quali è il monastero di Monte Cassino, situato su una collina vicino a Cassino, in Italia. A Monte Cassino, San Benedetto scrisse la sua regola, una serie di precetti spirituali e pratici per i monaci. La regola di San Benedetto divenne uno standard per i monasteri benedettini in tutto il mondo e ha avuto un'enorme influenza sulla vita monastica occidentale. La regola di San Benedetto promuoveva una vita di equilibrio tra preghiera, lavoro e studio, nonché valori come l'obbedienza, l'umiltà, la castità e la carità fraterna. San Benedetto incoraggiava i monaci a vivere insieme in comunità, seguendo una routine giornaliera di preghiera comune, lavoro manuale e lettura spirituale. San Benedetto morì intorno al 547 d.C. ed è commemorato l'11 luglio di ogni anno. La sua influenza sul monachesimo e sulla spiritualità cristiana è stata enorme. I monaci benedettini, seguendo la sua regola, hanno preservato la cultura, l'arte e la conoscenza durante il periodo dell'Alto Medioevo e hanno contribuito alla rinascita dell'Europa. San Benedetto è considerato il patrono d'Europa ed è venerato come santo nella Chiesa Cattolica e in molte altre tradizioni cristiane. La sua figura è celebrata per il suo esempio di vita dedicata a Dio, alla preghiera e al servizio agli altri. La medaglia di San Benedetto è un oggetto di devozione cattolica che prende il nome dal santo benedettino San Benedetto da Norcia. È conosciuta per la sua potenza di protezione spirituale e il suo significato simbolico. Ecco come puoi utilizzare la medaglia di San Benedetto. La preghiera di San Benedetto. La medaglia di San Benedetto presenta molti simboli e parole in latino che rappresentano una preghiera speciale. Puoi recitare questa preghiera come forma di invocazione della protezione di San Benedetto. Ecco la traduzione della preghiera. Che la Santa Croce sia la mia luce, non sia mai il drago mio conduttore. Ritirati, Satana. Non mi consigliare le cose vane. È malvagio ciò che tu offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Posizionala in casa, puoi mettere la medaglia di San Benedetto in un punto speciale della tua casa, come sull'altare domestico, sul comodino o sul muro vicino al tuo angolo di preghiera. Questo può creare un'atmosfera di spiritualità e protezione nella tua casa. Benedizione dell'acqua o degli oggetti. Puoi utilizzare la medaglia di San Benedetto per benedire l'acqua o altri oggetti. Puoi immergere la medaglia in acqua e poi spruzzare l'acqua benedetta sulla tua casa, sugli oggetti o su te stesso come segno di protezione. Appendila a un rosario o a una catenella. Puoi appendere la medaglia di San Benedetto a un rosario o a una catenella, così da averla sempre vicino mentre preghi o mediti. Questo ti aiuterà a concentrarti sulla tua fede e a invocare la protezione di San Benedetto durante le tue pratiche spirituali. Come menzionato in precedenza,
La medaglia di San Benedetto contiene una preghiera speciale. Puoi recitare questa preghiera ogni volta che desideri invocare la protezione di San Benedetto. Tieni la medaglia tra le mani o tienila vicino al cuore mentre reciti la preghiera. Ricorda che la potenza della medaglia di San Benedetto non risiede solo nell'oggetto stesso, ma nella tua fede e devozione. La medaglia è uno strumento spirituale che ti ricorda di rivolgerti a Dio e affidarti alla protezione di San Benedetto. Pensa alla medaglia come un simbolo tangibile della tua fede e del tuo impegno a vivere una vita virtuosa. Ricorda che la medaglia di San Benedetto non è un talismano magico, ma piuttosto un oggetto che richiama la protezione e la benedizione di Dio attraverso l'intercessione di San Benedetto. L'uso della medaglia dovrebbe essere accompagnato da una vita di preghiera, devozione e virtù. Grazie per averci seguito. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.